Tommaso Anselmi, presidente dell'associazione Ponte d'Asio Giovani, un'associazione che è nata un po' di anni fa, ma che diciamo, ha preso consapevolezza recentemente. Sì, siamo nati ufficialmente quest'estate, nel maggio del 2023, ma l'idea è partita qualche anno fa, nel 2019, quando ci siamo messi a organizzare un piccolo torneo tra paesi. Abbiamo iniziato per divertimento e per portare soprattutto divertimento in paese e poi abbiamo visto che abbiamo iniziato a prendere confidenza con i ragazzi e Quanti siete che fanno parte di questa associazione? il nostro consiglio direttivo siamo in 7, però abbiamo anche diversi soci che stiamo raggiungendo quasi la decina. Siamo tutti ragazzi della mia età sui 20 anni, 19-20 anni. Siamo un gruppo di Ponte d'Asio che abbiamo sempre vissuto a Ponte d'Asio e giocato a Ponte d'Asio. Questa sera si svolgerà il torneo di baletto interamente organizzato da voi. Sì, è una nostra idea, è partita da noi. Abbiamo chiesto un aiuto alla Proloco di Bestagno che ci aiuterà nella cena di questa sera e anche nell'organizzazione. Sarà il nostro primo evento da associazione vera ufficiale e speriamo che tutti si divertano. Sì, stiamo cercando sempre di raccogliere sempre più giovani nel nostro gruppo, soprattutto per tramandargli queste tradizioni e non farle perdere e anche tenere in vita il paese senza che i giovani si rinchiudano in casa. Qual è diciamo, una delle difficoltà che avete riscontrato come associazione, magari anche a livello burocratico? Se ci sono state delle difficoltà oppure. No, siamo andati molto sciolti nella fase burocratica, non ci sono stati intoppi, infatti appena abbiamo potuto fondarla abbiamo fatto e poi siamo partiti subito con manifestazioni ed eventi. Che cosa vi dicono i vostri genitori quando raccontate o comunque vi confrontate sul tramandare le tradizioni del paese? I nostri genitori spesso ci aiutano dandoci delle nuove idee e ci incitano anche nel fare queste manifestazioni, appunto perché non in tutti i paesi si trovano questi gruppi che portano avanti tradizioni del paese e dei giovani di un tempo. Tornando al gioco della baletta, magari molte volte viene confuso con quello delle bocce. Ci spieghi un attimo in che cosa consiste, qual è la bellezza di questo sport? La bellezza di questo sport è tirare il pugno o la patta a questa paletta che è praticamente la camera d'aria della pallina da tennis, che la tipicità di questo sport è giocare nei caruggi di paese con le canate, gli spigoli, che la pallina non si sa mai dove rimbalza e dove va a finire. Ecco, questo di questa sera è anche un torneo itinerante per le vie storiche del paese, un modo anche per riscoprirlo. Sì, cerchiamo sempre di non concentrarci sul paese di Ponte d'Asio, ma anche sulle frazioni. Infatti faremo una parte di torneo qui a Ponte d'Asio e una parte a Bestagno, in modo da coinvolgere sia noi che la Proloco di Bestagno, che appunto ci aiuterà questa sera nella cena per tutti i partecipanti e anche gli ospiti. Certo, noi abbiamo molte idee nel cassetto, partiamo da questo, ma presenteremo altri eventi più avanti, soprattutto in primo luogo l'11 novembre, sempre qui a Ponte d'Asio, collaboreremo con l'AIRC perché noi siamo un'associazione registrata come volontari alla Fondazione AIRC e aiutiamo sempre nelle giornate nazionali. Appunto l'11 novembre, venderemo sulle piazze di Ponte d'Asio, Bestagno, Villa i cioccolatini per la ricerca contro il cancro.